Se questo non è, perché il risveglio delle coscienze non è ancora cominciato e perché non ci sono le basi per poter avere 2 milioni di persone in piazza, allora diamoci da fare e costruiamo la casa del popolo sovrano. Questa è una risposta alla sua domanda, vi chiedo scusa per aver introdotto già il tema finale. Domande e altre? Io volevo fare, se potevate rispondere a quella domanda ce l'avevo fatto prima. Puoi farla di nuovo, per favore? Sì, la domanda è, la faccio in maniera più secca, cioè perché questa crisi, dato che sta producendo la crisi stessa questo risveglio di coscienza, dato che questa crisi sta inducendo le persone a organizzarsi diciamo per reagire alla crisi e per reagire all'Europa, sembra quasi una contraddizione in termini con gli obiettivi di queste entità sovranazionali che guidano, cioè era la mia domanda di prima, ma non è una domanda maliziosa, sposo perfettamente la vostra teoria, però legittima, è una domanda. Come abbiamo visto, la crisi era indispensabile per mettere i loro uomini al governo, senza crisi non avremmo accettato cessioni di sovranità. Però loro avevano calcolato anche questo, cioè il fatto che i popoli avrebbero cominciato a ribellarsi. Tant'è vero che nel 2007 si sono dotati anche di uno strumento che si chiama Eurocanfor, non so se conoscete il trattato di Versailles nel 2007, c'è cioè una gendarmeria europea, c'è cioè una polizia che ha poteri sovranazionali anche al di sopra di quelle che sono le nostre polizie nazionali. E loro sapevano che una crisi di questa avrebbe creato scompiglio tra i popoli e soprattutto sapevano che le forze dell'ordine nazionale, che sono fatte di persone che hanno gli stessi problemi di quelli che protestano, prima o poi si sarebbero tolti il casco e si sarebbero rivolti anche loro contro. Allora loro si sono già dotati di uno strumento sovranazionale, con poteri assoluti, non possono essere né perquisiti né indagati e non devono dare spiegazioni delle loro azioni. La base è proprio a Vicenza in Italia, è operativa dal 2007, anche se nessuno la conosce, esiste un trattato che si chiama Trattato di Versailles. Ma tutto quello che dici tu sono delle provocazioni, perché l'unica cosa è che queste elite non avevano calcolato che la gente poteva reagire in questo modo. Cioè, tutto avevano calcolato, cioè che la gente poteva scendere nelle strade, distruggere i parlamenti, occupare le strade, prendere, incendiare le automobili, era tutto congeniale al loro piano. Perché se tu usi la violenza, loro reprimono la violenza e dopo ti mettono delle leggi che reprimono del tutto le libertà personali, come hanno sempre fatto fino ad allora. C'hanno una scusa per... Assolutamente, ma quello perciò lui diceva, ma come mai hanno scatenato la crisi se sanno che poi alla crisi si reagisce in maniera forte? Perché loro avevano bisogno di popoli. Fagliela la domanda. E pronti a reagire in maniera forte. Queste cose qui non le avevano previste. Il fatto che migliaia di persone possono andare a depositare una denuncia per istigazione al suicidio non l'avevano previsto. Il fatto che persone potevano andare a depositare delle denunce dicendo siete andati oltre la nostra Costituzione perché avete fatto una cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione, che la denuncia ha presentato da molte persone, e avete fatto un attentato alla Costituzione, atto tradimento eccetera, petizioni del genere, loro non l'avevano assolutamente preso in considerazione. Questo è uno sgambetto che noi facciamo al sistema, però come vedi siamo in pochissimi. Perché qui adesso mi rifaccio al Movimento 5 Stelle che mi chiedeva, noi eravamo contentissimi di vedere che 160 parlamentari, espressione del popolo, erano arrivati in Parlamento, però c'è bisogno di pressare queste persone a seguire questi passi qua, altrimenti non fanno altro che essere utili al sistema, perché in questo caso non hanno fatto altro che concentrare l'attenzione del popolo italiano, convinti di aver finalmente avuto una rivalsa sui poteri forti, mentre hanno avuto solamente una rivalsa su quelli che io chiamo i ladri di pulli, cioè quello che usa l'auto blu, quello che ruba la cena con i soldi pubblici, eccetera. Io sto vedendo alcune anomalie all'interno del movimento che sto segnalando in tutti i miei post, e vi assicuro che non è facile, perché i pentastellati hanno un grave difetto, che quando dici cose a favore loro diventi immediatamente il loro oddio, cioè improvvisamente io sono stato per mesi in tutte le loro bacheche, su tutti i loro profili, perché
andavo alle loro riunioni gratuitamente, portavo avanti le loro istanze, eccetera. Come scatta la critica, improvvisamente viene attaccato come mai prima sul web. Allora io ho detto, per vedere chi è con noi e chi è contro di noi, questa è la petizione da far firmare a tutti i parlamentari e a tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Ho criticato in maniera assoluta il referendum sull'euro, perché lo vedo una cosa pericolosissima, perché un movimento che si batte contro la libertà di stampa dicendo che l'Italia è all'ultimo posto, che dice che non c'è una verità che esce sui giornali, indire un referendum sull'euro vuol dire far scattare improvvisamente del terrorismo mediatico sui giornali che sono tutti in mano a questo sistema qua, il che vuol dire creare un risultato falsato che rischierebbe di legittimare nella maniera più assoluta tutto quello che abbiamo visto. Fallire il referendum sull'euro vuol dire in un attimo legittimare tutto quello che abbiamo fatto qua. Da quel momento in poi non potremo più batter ciglio e dire nulla, perché la risposta sarà: gli italiani vogliono questo. Ma gli italiani questo non lo sanno. Allora, se Grillo avesse 4 televisioni e 10 giornali e mi diceva: voglio fare il referendum sull'euro perché voglio fare 6 mesi di informazione così in tutte le mie televisioni, sui miei giornali, dico: fai subito il referendum, che la gente, quando avrà saputo queste cose, voterà di scappare dall'euro, non di uscire. Ma visto che non abbiamo la possibilità, se non in piccole riunioni come queste, di raccontarci queste cose, un referendum sull'euro è assolutamente deleterio. Poi è un suicidio. Poi ho visto una cosa ancora più strana, e per questo ho preso poi pubblicamente le distanze. Una cosa proprio su questo che voleva intervenire adesso, per fare una domanda specifica. C'è una domanda ancora, quindi dobbiamo quello che dico è una cosa molto semplice. Nella Costituzione, mi sembra, se non sbaglio l'articolo 75, potrei sbagliarmi, è previsto che qualunque cosa, fatto che gli italiani effettivamente sì possono fare il referendum, ma tale referendum non può in alcun modo influire sui trattati internazionali che sono stati firmati e rettificati. Quindi MES, fiscal compact. Sì, infatti non si potrebbe neanche fare, oltre ad essere quindi una perdita di tempo. Voglio dare una risposta, perché cioè, a queste domande bisogna dare risposte, diciamo, secche. Intanto lo dirà la Corte Costituzionale se il referendum si può fare o no. Ti posso garantire che quello di Grillo non è il primo, ma ce n'è uno che già da 2 anni sullo stesso argomento va avanti, per cui la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legittimità o no. Chi porta avanti il referendum e non è Grillo, ma prima di Grillo, hanno fatto i loro studi e si appellano al fatto che il trattato di Maastricht non è valido, per cui non è possibile applicare quella norma. Voi la risposta secca che riguarda una domanda secca, perché se invece dobbiamo su questo ragionare, Ok, però io rispondo a questa domanda. Era importante proprio chiarire questo, cioè chi è che dice che il referendum non si può fare, in realtà la risposta che gli va data è si potrebbe, in quanto questi trattati sono ritenuti. No, intanto la risposta che gli va data è che noi non abbiamo nessuna possibilità di dare una risposta, nel senso che non siamo la persona giusta e né l'organizzazione giusta per darla. No, c'è la Corte Costituzionale, cioè io posso avere un'opinione e dico che chi si è mosso in questa direzione ha rilevato che il trattato di Maastricht, non essendo valido per motivi costituzionali, allora diciamo si può fare il referendum, ma è tutto da vedere, no? Io dico una cosa, volevo fare una domanda a Francesco prima, ma i carabinieri, esatto, scusatemi, ma avete chiaro cosa sono i carabinieri per questo paese, al di là delle barzellette? Avete chiaro che avete mai sentito un carabiniere parlare di questa cosa della gendarmeria europea, quando proprio i carabinieri saranno quelli che non ci saranno più? Sì, io ci ho parlato. No, io ho fatto un'altra domanda. Avete mai sentito un carabiniere? Scusatemi, la domanda è: verranno integrati. Avete mai sentito parlare un carabiniere spontaneamente di questa cosa? Sì. Sui giornali? No, i giornali non lo possono dire. Abbiamo sentito noi che sarà una cosa graduale, sfrutteranno il pensionamento, il pensionamento. Stanno smantellando i carabinieri. Però non è detto che ancora ci sia, ancora non c'è niente del genere. È l'unica arma che giura sul fedeltà al popolo. C'è stato un comunicato ufficiale che hanno mandato per dire che non è vero.
Cioè, il signore che deve fare una domanda, se gli date il microfono per favore, sta aspettando già da una mezz'ora. Se prende il microfono voglio aggiungere solo una cosa. Per capire l'esito del referendum, io vi dico che in queste settimane c'è sul blog di Grillo una domanda: secondo voi quali sono le cause della crisi? Al primo posto c'è la corruzione, quindi quelli che noi prima abbiamo chiamato i ladri di polli. Secondo posto i partiti. Terzo posto la burocrazia lenta e poi arriva l'euro. Cioè, rendetevi conto della percezione degli italiani, sto parlando del blog di Grillo, quindi sono persone che comunque si informano e vivono la rete, c'è la percezione che la burocrazia lenta sia più dannosa di questi sistemi qui. Immaginate se noi riuscissimo davvero a fare un referendum sull'euro, io perciò chiedo se ci sono grillini in sala, attivisti e pentastellati, come lo vogliamo chiamare, insistete sui vostri parlamentari di riferimento, insistete sui leader, insistete sugli attivisti di passare da questo lato, il che non vuol dire assolutamente essere in contrapposizione con il Movimento 5 Stelle, che se il Movimento 5 Stelle mette queste due cose nel loro programma, noi domani diventiamo tutti di nuovo attivi sostenitori del Movimento 5 Stelle, ma questa volta non si può più sbagliare. C'è la possibilità che ci sia qualcuno che manovra determinate cose, noi non possiamo più cadere in questo tranello. Io sentivo l'altro giorno sempre la conferenza parlare di Euro 1 e Euro 2. Quando ho sentito parlare di questa cosa da Grillo sono saltato da sopra la sedia e sono corso tra le carte, perché mi ricordavo di avere un documento importante, un editoriale anche di Scalfari, che è un documento del 2010 del New York Times, che diceva che c'è un piano segreto di 9 banche d'affari americane per dividere l'euro in due e metterlo in ginocchio. Tra queste banche c'è la Goldman Sachs e la JP Morgan, le varie Rockefeller, eccetera. Eugenio Scalfari ha letto questo articolo e l'ha riportato su Repubblica dicendo che in effetti è tutto documentato quanto riportato dal New York Times su questo piano di dividere euro 1 e euro 2, e conferma che un euro 2 aprirebbe un nuovo terreno alle speculazioni. Quindi quando io ho sentito parlare improvvisamente dalla scrivania di Euro 1 e di Euro 2 sono saltato alla sedia. Allora, questo Euro 1 e Euro 2 è una cosa pericolosissima. Questo o referendum sull'euro è una cosa pericolosissima. È il momento di capire. È disinformazione, e a questo punto dubito, perché uno dei capi della comunicazione del Movimento 5 Stelle è Claudio Messina, massimi esperti di poteri forti, ma proprio i massimi esperti. Cioè, io la maggior parte delle cose l'ho imparate in passato proprio ascoltando Claudio Messina, e devo capire come mai adesso queste cose sono scomparse dalla comunicazione. Che poi c'è il singolo parlamentare che si alza in Parlamento e fa l'intervento assolutamente da applaudire sul MES, sul fiscal compact, eccetera. Io vorrei dire a questi parlamentari: voi lo sapete che se passa il referendum sull'euro, questi trattati che voi state chiamando criminali in Parlamento li state legittimando? Come potete fare un intervento definendo il fiscal compact, il MES, i trattati europei e i trattati che hanno istituito l'euro come dei trattati criminali voluti da gente che avevano degli scopi di distruggere i popoli, e il giorno dopo mettete in un programma europeo un referendum sull'euro? Cioè, volete chiedere agli italiani se vogliono essere gestiti da criminali o meno? Ma questa io la vedo come gli italiani come? Perché informando gli italiani come, e qui partiamo un attimo, l'ultima cosa e lascio la domanda: quando ho preso le distanze dal movimento, quando mi sono reso conto che partecipavo alle riunioni e ad un certo punto tra i relatori, tra gli attivisti, tra gli invitati del Movimento 5 Stelle c'erano sempre più spesso persone che avevano posizioni assolutamente estremisti, come fosse proprio estreme, proprio europeisti al massimo. Tanto è vero che nell'ultima riunione, quando io mi sono alzato e me ne sono andato, e c'è il video su YouTube che quasi litigavo con questo economista, la persona era il segretario nazionale del Movimento Europeo. Io ce l'avevo a parte bianco a una riunione del Movimento 5 Stelle. Scusami, e non si presentava per così. Beh, non è che diceva io sono il presidente nazionale del Movimento Europeo. Si presentava. Però diceva cose assolutamente a favore dell'euro. Cioè, vi parlo che ha detto che l'unica causa della crisi è stato l'11 settembre del 2001. Sì. Come se l'11 settembre fosse avvenuta solidarietà. Lui questa è la cosa. E c'è il video su YouTube. La domanda. A un certo punto ha detto che la crisi è stata una manna per gli italiani. Gli italiani devono ringraziare perché la crisi è una manna. E si vede il video di me che mi alza. Siamo spazio alla domanda, perché Paolo diceva che i politici sono i camerieri di banchieri. Lui diceva
60 anni fa. Allora, la seconda domanda che lo fa era sulla Polizia Europea, la domanda, quindi sì. Buona attenzione al Dore. Berlusconi non è finto Europa, ma è Europa, perché Gianni Letta era il numero due, quindi va bene, quindi lui e tu fanno finta di far cagnare apposta un raccordo. Tanto è vero, l'hanno rimesso in carreggiata con Renzi via discorrendo. Domanda. La domanda è, il 5 Stelle, sì, secondo te, se fosse veramente contro il sistema, gli avrebbero dato tutta sta platea mediatica da tutte le parti o l'avrebbero segato in partenza? Perché è nato dal nulla, senza un retroterra politico via discorrendo. Io adesso, scusate se faccio un inciso, io sono di Forza Nuova, noi non riusciamo nemmeno a presentarci in una piazza che già ci seguono subito. Noi siamo contro l'euro, contro l'Europa, contro i trattati Maastricht e via discorrendo, non ci fanno nemmeno fare una cosa, ci danno addosso tutti. Ti chiedo scusa. Perché è stata una Però io ti chiedo scusa, la domanda è chiara, però noi di solito non possiamo rispondere a domande su ipotesi, cioè la logica è, visto che il Movimento 5 Stelle ha preso tanti voti, poteva mai prenderli senza essere in qualche modo, io ho questa domanda sì, no, perché non è una posizione, ma poi riuscire a tutto quello che ritorna al discorso guarda non è che non abbia capito la domanda, è che non possiamo rispondere, noi dobbiamo fare attenzione a rispondere solo cose certe. Altre domande? C'è la signora che deve fare una domanda, gli date il microfono per favore. No, non c'è bisogno, io volevo innanzitutto raccontare in 2 secondi una mia vicenda. Io ho lavorato per 25 anni in Inghilterra per la JP Morgan. Un'infiltrata. No, se viene avanti col microfono. Ho subito l'esubero perché... Vogliamo vedere davanti uno della JP Morgan. Era un'impiegatrice da mille strine a Medine. Però naturalmente ho subito l'esubero quando la JP Morgan, dopo la crisi, si è ingrandita così tanto da poter aprire tutto. Dopo la crisi si è ingrandita, ho sentito bene. La JP Morgan. Dopo la crisi si è ingrandita sì, la crisi si è ingrandita molto e ha aperto molte filiali nel sud-est asiatico, eccetera, eccetera. Quindi il mio ufficio dove lavoravo io è stato trasferito nel Filippine. Grazie della testimonianza intanto. Volevo, a parte tutto questo, che appunto era per dire, a parte che con questo volevo anche rispondere a Chiara sul perché io non sono su Facebook, perché se lavori in una multinazionale del genere non sei libero. Io, per me il data gate è una roba che non mi stupisce minimamente, credo che siamo assolutamente tutti controllati, io ho avuto probabilmente il computer sotto controllo negli ultimi 5 anni, il mio personal computer, e questo per dire che capisco benissimo quando si parla di libertà, io almeno quando ero qui ad Ancona non mi sentivo libera di parlare di niente. Guai poi a parlare male della JP Morgan perché si è suggiato due mangi. Ci sono finita per caso, mi sono presa la depressione perché mi ha schifito quel posto, i miei manager mi dicevano che la tua morale non puoi lavorare in un posto del genere. A parte tutto questo per dire che sono infiltrata, ma adesso invece questo era così per dire che penso di capire bene di cosa stiamo parlando. La domanda invece è il riferimento alla gestione. Da un punto di vista economico, uscendo adesso dall'euro, visto che la conferenza, il tema della conferenza è la crisi, cosa ci succederebbe? Allora, la risposta ovviamente non è nostra, perché ci sono 6 premi Nobel e alcuni tra i grossi economisti italiani, Bagnai, Borghi, Antonio Maria Rinaldi, più 6 premi Nobel che si sono già espressi. Quindi, quindi la risposta è indiretta, e cioè il massimo che ci potrebbe succedere sarebbe quella che la lira o l'euro italiano subisse una svalutazione che si stima non superiore al 30%. Ma magari. Quindi la stima che fanno i 6 premi Nobel e i 3 economisti di cui ho citato nome e cognome è quella che il massimo che potrà succedere è una svalutazione. Credo che la domanda però non è, diciamo, strettamente economista, cioè non è strettamente legata alle teorie economiche, ma è legata a quello che succederebbe se una volta usciti dall'euro e battendo moneta sovrana
cosa succederebbe al paese anche rispetto al contesto. Il contesto è un contesto comunque di globalizzazione oggi, no? Bene, intanto rispondo con una domanda. Cosa succederebbe a un popolo che da un momento all'altro ha voluto e ritorna ad avere una sovranità dal giorno dopo in cui l'ha avuta? Secondo me sarebbe un popolo che si è liberato, e dopo ogni liberazione qualunque popolo reagisce in maniera altamente positiva e propositiva. Secondo, una valuta che non vale più quanto oggi, intanto la svalutazione noi l'abbiamo avuto pesante quando siamo entrati nell'euro, quindi questo è chiaro a tutti, no? Se noi oggi avessimo una svalutazione rispetto a quello sarebbe il male minore. Intanto una svalutazione della valuta è veramente, in un mondo globalizzato, l'ultimo dei problemi. I problemi potrebbero essere come poi il potere politico futuro, che spero riguarderà molti di voi e molti di noi, e non quelli che oggi fanno la politica, il potere politico futuro gestirà questa sovranità e in che modo si vorrà collocare in una globalizzazione ormai così avanzata rispetto a un nuovo corso e a una nuova fase costituente. E questa domanda chiaramente non si può dare una risposta. Volevo farvi delle domande in base a dei video che avevo appunto visto su YouTube, che poi si rifanno a delle informazioni che ci servono per delle iniziative che volevamo portare avanti. Ho sentito parlare Marco Bonifacio. Esatto, e lo sentivo parlare di proporre comunque delle denunce a livello penale, rivolgendosi al Tribunale Europeo Internazionale, alla Corte Europea di Giustizia, al Tribunale di Ginevra, dell'AIA, e con dei reati specifici da imputare a chi comunque abbia violato i nostri diritti. E ho sentito dire che anche i carabinieri, e quindi adesso mi viene in mente anche tutto il resto del discorso, potrebbero per l'articolo 13 e quindi per iniziativa personale per la violazione della Costituzione arrestare chi appunto viene condannato eventualmente a... E l'ultima cosa, che ne pensavate per quanto riguarda magari una... Giampiano, posso fare la prima risposta? Sì. Dopo che poi fai la seconda domanda. Allora, fondamentalmente la domanda è, intanto riguarda le denunce. Dobbiamo sapere tutti che ci sono reati per i quali non servono le denunce, per i quali basterebbe che la magistratura facesse il suo corso d'ufficio. Per cui la denuncia, come la petizione, è esclusivamente un modo per dire no. Perché questa la usiamo come ci siamo detti, e guardatevi bene da usarla tutti i giorni. Ma le denunce vanno usate così. L'articolo 580 per istigazione o aiuto al suicidio è sotto forma di comitato oggi. Noi lo abbiamo appoggiato fin dal primo giorno, e siamo molto vicini alle persone che hanno costituito quel comitato. Ebbene, siamo molto oltre le 13.000 denunce, ma il problema non è le denunce. Il fatto positivo è che chi denuncia, dopo aver denunciato, ne guadagna in salute e in energia positiva. Lo dico per diretta. La seconda cosa che volevo dire a Chiara è che quando si parla, come Marco parlava e come lei faceva riferimento a Marco, di denunce, attenzione, perché il Comitato 580, prima di muoversi, ha avuto il patrocinio gratuito di 20 avvocati, tra cui alcuni anche importanti, che si sono messi a disposizione gratuitamente per intanto vedere tecnicamente come meglio presentarle, ma soprattutto perché se ci fossero dei contraccolpi a chi presenta la denuncia, sono pronti a intervenire in tutti i casi e in tutte le sedi istituzionali. Quindi quando parliamo di denunce, diciamo, come Comitato Italiano Popolo Sovrano dovremmo farne quante più ne possiamo, concordemente con persone che hanno già avuto questa esperienza e con la consapevolezza che abbiamo dei tecnici, possibilmente non solo avvocati, in futuro magari anche magistrati,
che ci vogliono dare una mano. Ma attualmente come siamo messi? Nel senso, guarda, attualmente siamo messi così, che i fondatori del comitato articolo 580 sono persone che vogliono essere fra i costituenti di questo comitato, per cui tutta l'esperienza che loro, le ringraziamo sempre, che loro hanno fatto per primi, e avere quello che loro oggi hanno a disposizione sarà per noi tutti un grande valore aggiunto. Per cui siamo messi che speriamo nel giro di pochissimi giorni di poter mettere a punto altre denunce con lo stesso staff legale che ha curato questa prima, di grande successo, questa prima denuncia. La seconda domanda. Sempre in questo video avevo ascoltato il discorso sul proporre al sindaco, per la sua autorità, di iniziare con una provocazione stampando una moneta, parlava di una moneta interna a credito cartacea. Ovviamente so che il discorso è molto ampio, però volevo capire se secondo voi poteva essere un'azione. Allora, noi siamo molto addentro a questa materia, di solito facciamo dei convegni mirati a questa materia, per cui possiamo rispondere con cognizione di causa. Intanto non è vero che è difficile. Che un sindaco possa promuovere una moneta locale è tutt'altro che difficile. Secondo, bisogna avere la voglia, il coraggio e la libertà di poterlo fare nonostante sia sindaco. Fanno già la sottoparte, ma la terza cosa, quindi si può fare, siamo di quelli che sanno bene la materia, io personalmente non sono convinto che sia una soluzione, ma che assolutamente sia un'arma che noi abbiamo per dire attenzione, ci siamo. C'è stato un signore però, che io non nomino, perché chiunque nomina questo signore viene additato come di parte, chissà come parte. L'avete detto voi, eh? Se lo diciamo noi va bene, se lo dico l'avete detto voi. Allora, c'è stato un signore che negli anni 90, e qui rispondo anche a una domanda di un po' di ore fa, sulla moneta del signore che era seduto lì, che diceva, questo signore in realtà era un giurista, professore universitario, non è un economista. Quando diciamo il diritto, beh, questo signore negli anni 90, all'inizio degli anni 90, non solo ha scoperchiato per primo tutto quello che è il significato del valore indotto e del perché questa moneta deve essere di proprietà popolare piuttosto che non, no? Ma questo signore in realtà ha fatto questa operazione, cioè l'operazione che diceva Chiaro l'ha fatta, la moneta si chiamava Sheck, è stata assolutamente in vigore per un po' di tempo, poi a questo signore improvvisamente gli hanno a questo signore gli hanno improvvisamente, dopo la denuncia che fece alla Banca d'Italia, ritirato tutti gli affidamenti, lui aveva un'azienda agricola, l'hanno prima tagliato economicamente, poi giuridicamente a livello di magistrato l'hanno attaccato, per cui fondamentalmente questa esperienza è finita prematuramente. Anche perché nei primi anni 90, qui parliamo oggi, no, 2014, primi anni 90, era una cosa che, insomma, parlarne era veramente difficile, anche comprendere da parte del cittadino. Quindi non solo ci sono le basi giuridiche di esperienza vissuta per poterlo fare, ma non ci vuole nemmeno una grande complessità operativa per poterlo fare. Tutti voi vi ricordate il gettone telefonico? Lo prendevano per il valore indotto che aveva, sì, non per fare la telefonata. E allora basta che vi ricordate il gettone telefonico, non c'è da dire altro. Ma, però adesso lo stanno comunque impedendo a priori, perché sì, ci obbligano a pagare oltre certe cifre con gli assegni, con le carte, eccetera. Ma guarda, il problema noi lo dobbiamo affrontare da un punto di vista sociale, non da un punto di vista. Volevo rispondere alla tua domanda. Noi stiamo studiando non una moneta, non una valuta, ma un'idea, come questa è un'idea che sta prendendo forma, noi stiamo studiando una carta dei servizi, non più una moneta, perché se tu la chiami moneta fai il loro gioco, se tu la chiami valuta fai il loro gioco, se tu la chiami convenzione, se tu la chiami carta dei servizi fai il tuo gioco, che è quello di trovare, che è quello, è un di più. Che il tuo gioco qual è?
quello di trovare delle persone nel popolo che accettino per convenzione una carta dei servizi che gli dà la possibilità di fare la spesa e di mettere la spesa. Quindi, senza fare nomi e cognomi, la risposta chiara è: si può fare, tutto a posto, c'è conoscenza, c'è tutto quello che c'è per poterlo fare. È chiaro che, ricordatevi una cosa fondamentale, ragazzi, noi siamo quelli che siamo. Oggi non siamo tanti, domani credo che saremo molti di più, ma noi dobbiamo capire come investire le nostre energie, esatto, e le nostre risorse. Per cui prima di intraprendere un'azione, noi ci pensiamo il giorno e la notte, perché prima di dire andiamo in quella direzione, senza capire che c'è un'opportunità subito, immediata, noi ci guardiamo bene dal proporre, non perché non ci crediamo, ma perché crediamo che gli effetti non siano quelli di cui il periodo di urgenza ha bisogno. Investire una persona, 20 persone, un comune, per l'erogazione di una moneta alternativa, che io, come vi ho detto, credo assolutamente importante, deve però farvi pensare bene a ognuno di voi, in ogni caso in cui lo volete fare, se quelle stesse energie è possibile utilizzare per cose che hanno magari un impatto diverso. Non sto giudicando se ha un impatto migliore o peggiore, ma fatela questa riflessione, perché siamo quelli che siamo. Ma ad esempio, cioè noi abbiamo bisogno di sapere come muoverci, cioè al di là della petizione, la faccio anche tutti i giorni, però poi nel pratico come si fa a risvegliare le coscienze? Organizzi una conferenza, al chiuso ci sono 50 persone. Allora, come si fa a svegliare le coscienze? Chiaro, io ti rispondo chiaramente, perché questa idea è nata per questo motivo, perché se tu hai una strategia unitaria con due punti, che sono più o meno questi della petizione, che diventano il collante di un popolo di diversissima estrazione, che però capisce che da un punto bisogna iniziare per la liberazione, tu stai cominciando a esercitare e a muovere delle corde che devono cominciare a vibrare, e quindi tu stai facendo informazione, divulgazione, ma simultaneamente stai facendo azioni. Quando tu hai una strategia chiara e ogni settimana, ogni 2 settimane fai un'azione che diventa mediaticamente importante, questo ti porta, come le rivoluzioni più importanti nel mondo che sono state pacifiche, ti porta ad avere quel risultato che dicevi, e cioè il risultato di dire alla gente: si può fare, ci siamo, ci siete, ogni mattina lo potete fare. Questo è fondamentale, guardate, più importante di qualsiasi protesta e di qualsiasi manifestazione di piazza. Se per assurdo domani l'Europa o questi grossi gruppi di persone con interessi illuminati decidessero che è arrivata l'ora di riaprire i rubinetti, che succede? Ma io intanto mi porrei il problema quando riaprono i rubinetti, perché se io posso evitare nell'immediato che altri 60 persone ogni 3 settimane si suicidano, io direi: ok, apri i rubinetti, cominciamo a riprenderci un momento di serenità rispetto a quello che succede di tragico ogni giorno, a questo olocausto secondo che avviene, e io dico: benvenga. E lavoriamo per lasciarli aperti, cioè non è che noi ci facciamo distrarre da questi obiettivi, ragazzi. Cioè, gli obiettivi devono essere la casa del popolo sovrano, ma in più cessioni di sovranità, se non per sovranità più ampie, se non personalità che possono parlare di un'Europa dei popoli e non di un'Europa delle monete e della finanza. Quindi la lotta continua. La lotta continua sempre, rispetto a questo sempre. Grazie. Qualcun altro? Una riflessione su quanto state facendo voi. Queste lobby, queste multinazionali, questi potentati fanno delle leve, chiaramente, sul potere mediatico, quindi sulla comunicazione, quindi utilizzano i poteri della persuasione. Uno dei poteri della persuasione è quello, è uno dei punti deboli del nostro pensare, del chi studia un po' di comunicazione, è proprio quello della chiedo scusa un attimo se cerco di trovare le parole, è proprio quello della
di rifare sempre le stesse cose, cioè nel senso noi adesso siamo in questa situazione, l'abbandoniamo per aspettarci cosa? L'abitudine, esatto, la credenza, esatto. E, cioè noi abbandoniamo ciò che abbiamo, che tutt'altro, cioè ci troviamo magari male, bene, però continuiamo a vivere per aspettarci cosa? A mio avviso sarebbe molto interessante, e qui rispondo anche in un certo senso, rispondo, potrebbe essere anche una proposta con quanto chiedeva Chiara, di affrontare il punto successivo che non c'è qui, nel senso che come possiamo interagire, quale sarebbe il futuro? No, è chiaro che c'è. No, è chiaro che c'è, però non abbiamo parlato. Sarebbe interessante chiamare economisti, chiamare... Sulla comunicazione faccio rispondere Francesco, però su questo ti rispondo brevemente. Ragazzi, è del tutto ovvio che nel momento in cui si fa la casa di un popolo sovrano c'è un tavolo permanente di lavoro. C'è un tavolo permanente di lavoro che non fa altro che capire una volta liberati cosa bisogna fare. Quindi... è normale che se io oggi metto sul vostro tavolo, sulla vostra sedia, 10 punti, quanti mesi e anni avete bisogno perché si arrivi a una condivisione? Sì, ma sembra più o meno lo stesso non lo so. Di Grillo, però lui sembrava che una volta arrivato in Parlamento... No, ma scusi signora, intanto, una volta lì... intanto rispondo a lei subito, però volevo completare la risposta che mi è stata fatta, alla domanda che mi è stata fatta. Quindi la logica qual è? È che non si può pensare nel momento in cui sentiamo l'urgenza di dare priorità a un tavolo che discuta e che analizzi cosa fare dopo. Quello va avanti, sta già lavorando e saremo chiamati tutti a dare il contributo, i miei 10, i tuoi 10, i suoi 20, i suoi 50 punti, saranno, le diversità saranno ricchezze. Però ci sono le priorità. Se c'è bisogno di liberarsi bisogna che scocchi qualche cosa. Alla signora rispondo che 4 giorni fa a Napoli c'era un'altra signora che dice ma allora scusatemi, ma i 5 Stelle l'abbiamo, cioè, sembrate i 5 Stelle. Ma io dico, signora, qua state parlando con persone che li hanno votati i 5 Stelle, eh? Non stai parlando con gente che li ha combattuti, anzi. Io l'ho votata, no. Anche io l'ho votata, anche lui. Io l'ho votata. Che diceva, ma poi se abbiamo queste persone di cui abbiamo parlato prima, che gli tagliano comunque le gambe, perché se non hanno tenuto niente, non stanno tenendo niente, vuol dire che anche loro hanno le gambe legate. Allora, signora, la domanda qual è per dare una risposta? La domanda è, una volta che questo comitato italiano... Quindi lei, quindi signora, sta parlando di lei, vero? Perché? Di chi sta parlando? Cioè, non c'è un comitato. Se lei viene a costituirlo con noi sta parlando di lei. Se lei non ci viene vuol dire che l'urgenza non la sente. Io ho votato Grillo perché credevo nelle sue azioni. Ho capito, ma io rispetto la sua, il suo voto. Poi ho visto che una volta arrivato lassù anche lui ci ha avuto le gambe tagliate. Ma intanto noi non stiamo parlando. Scusi signora, ma noi non stiamo parlando di fondare un partito e di andare alle elezioni. Primo. No, non ha capito la mia domanda, cioè siamo sicuri che anche a noi che facciamo queste cose non ce le taglieranno comunque le gambe? Signora, il rischio c'è, ma magari con queste cose gliela diamo una mano a Grillo, lei che pensa? Io ci sto, non è che l'ho detto perché non ci voglio stare. Guarda, effettivamente la domanda che ha fatto è un po' la domanda di tutti, nel senso, perché non si scende in piazza, perché ci ritroviamo così poco. Siamo pochi e sfiduciati, cioè il problema è questo secondo me, ormai si è arrivati al punto di aver creduto a tante realtà che poi si sono rivelate non abbastanza efficaci oppure addirittura ingannevoli, ecco. Quindi la domanda che è rivolta adesso alla signora in realtà una domanda comune a tutti, quello che è la provocazione io la comprendo, cioè questa forse sarà la soluzione, forse no, sicuramente è una strada, la stessa cosa che abbiamo fatto con Grillo, cioè credere in
quelli che erano i suoi pensieri, sperando che poi si fossero trasformati in azioni. Quello che dicevo io prima delle denunce era proprio funzionale a questo, cioè se queste persone continuano ad essere al potere, così potenti, come si fa a scavalcarle? Per questo mi è venuto in mente il discorso della denuncia, perché se queste persone, il famoso via tutti, tutti a casa, riuscissimo realmente a realizzarlo, forse lo scopo sarebbe più facilmente raggiungibile. Non lo so. Allora, il Movimento 5 Stelle in questo momento a cosa è servito? A farci capire sicuramente che la casta non era la casta che noi sentivamo gridare sul patto di Cristo. Quando sentivamo dire via tutti a casa, domani si vanno tutti a casa, con questi trattati europei, con questa emissione della moneta, con questi poteri forti, non cambia nulla. Allora bisogna un attimo cambiare la visione. Quando intendiamo tutti a casa, chi intendiamo? Il politico che vaccina con i soldi pubblici con l'auto blu, quello gli dai un calcio in culo e lo mandi a casa. Ma non è quella la causa dei problemi. E i 5 Stelle, i ragazzi di 5 Stelle sono persone per bene, a favore del popolo, se ne stanno rendendo conto adesso. Che anche in Parlamento, con 160 parlamentari che vogliono mandare tutti a casa, invece li hanno mandati tutti in Parlamento. Che non ci dimentichiamo che Grillo gridava tutti a casa e ironia della sorte sono finiti tutti in Parlamento. Cioè, mentre prima c'era o l'uno o l'altro, con l'avvento di Grillo ci sono finiti tutti. Tutti quelli che andare a casa erano improvvisati tutti quanti là. È un gioco di parole. Perché si sono resi conto che la casta non è qui. La casta non è assolutamente quella del politico che ruba, non è assolutamente quello del politico che prende la piccola corruzione, sono tutte cose assolutamente che noi dobbiamo combattere. Ma ora si è arrivato a uno step superiore. Cioè dopo il Movimento 5 Stelle, io mi auguro probabilmente con loro, non lo so se faranno questa cosa, si passerà a un altro stato in cui la gente comincerà a capire che ci sono dei poteri forti che fino adesso avevamo ignorato, che fino adesso sono stati liberi di muoversi. E come lo capiranno? Lo capiranno quando noi riusciamo a smascherare non solo queste situazioni, ma il fatto che ce le tengono nascoste. Il mio successo sul web quando è arrivato, e vi rifaccio alla domanda sulla comunicazione, il mio successo sul web è arrivato quando improvvisamente mi sono trovato attaccato da un canale televisivo che in 3 minuti e mezzo era riuscito a distruggere tutto quello che avevo fatto in 34 anni di vita. Perché con la scusa di un'intervista su questi temi mi hanno fatto ritrovare in un contesto totalmente diverso da quello mio, mi hanno fatto risultare davanti a 8 milioni di persone in una maniera totalmente stravolta, e io improvvisamente ho visto che io non potevo uscire di casa e la gente mi attaccava per delle cose che non sono mie. Quella per me è stata una tragedia in quei giorni, ma io in quel momento ho capito che avevo ricevuto la manna dal cielo. Io in quel momento avevo ricevuto la prova per dimostrare agli italiani che c'è un sistema che i media tengono nascosti e che quando vai a calpestare i piedi a questi poteri, i media diventano, quello che ho scritto nel libro, il braccio armato con cui i potenti assoggettano il popolo. O Piazzenda pure gli studi televisivi Mediaset. Sono riuscito a trovare i giornalisti di questa trasmissione televisiva che nell'opinione collettiva sono visti come i paladini della giustizia della TV italiana. Non mi sono proposto come una persona a cui ho stravolto l'immagine, ma ho detto ok, ci sono queste denunce, io sono un giornalista pubblicista, ci sono queste denunce, le consegno a voi. Con una telecamera mi sono ripreso. Raccontate agli italiani che come pochi mesi fa è stato firmato un trattato che si chiama MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, che costringe gli italiani a pagare 125 miliardi di euro per un fondo per salvare le banche. Non parlate più degli sprechi dell'auto blu, quello è secondario, raccontate ora questa cosa. Raccontate che abbiamo il secondo Presidente del Consiglio che proviene dal Club Bilderberg e che probabilmente i governi italiani li decidono a queste riunioni. Ho consegnato con una telecamera ai giornalisti Mediaset queste informazioni, ho avuto le reazioni più esagerate, uno mi ha detto va a cagare, l'altro è scappato, eccetera. Quando ho messo questo video sul web, improvvisamente ho avuto 1,5 milioni di visualizzazioni da totale sconosciuto, perché la gente ha pensato, se questo ragazzo va pure agli studi Mediaset, mette una tenda davanti agli studi e denuncia le Iene di aver voluto censurare il suo filmato perché diceva cose che in TV non possono essere dette ma che sono vere, questo ragazzo deve avere per forza ragione, perché le immagini le hanno loro, non le ha lui. Se lo possono smentire, lo rovinano, lo distruggono. Uno che va con una tenda fuori media e dice voi mi avete tagliato perché ho raccontato cose che non potete dire, io l'ho chiamato i burattini dei poteri forti.
che cosa è successo sul web? Che la gente ha preteso il filmato integrale dalla redazione delle Iene. Sapete che vuol dire 1.200.000 persone che guardano un filmato e che si indigna perché dice adesso dobbiamo sapere dove sta la verità? Sono arrivate tante di quelle mail alla redazione delle Iene che sono stati costretti a dare il filmato integrale, e quando hanno trovato questi temi in quella intervista totalmente censurati, la gente ha cominciato ad aprire gli occhi e ha cominciato a credervi. Da quel momento c'è stato un tantam e è cominciato a uscire il Club Bilderberg, hanno parlato in qualche canale televisivo, Sibilia ha fatto un intervento in Parlamento. Che cosa ha fatto scoccare la scintilla? La gente si è reso conto che i media avevano mentito, i media avevano voluto nascondere una cosa, e quando si rendono conto che vogliono nascondere qualcosa, la gente, quando si rende conto di essere presa per i fondelli, reagisce. E da quel momento io ho avuto una mano sul web, che le stesse persone che 2 giorni prima mi mandavano centinaia di mail di accuse, di insulti, eccetera. Allora questa è la chiave vincente. Se noi riusciamo, perché serve la petizione? Se noi riusciamo con questa petizione a dimostrare ai media che hanno mentito fino adesso, perché non è che vogliamo rescindere i trattati o introdurre la sovranità monetaria perché siamo anti-euristi, anti-europeisti, io ho studiato a Londra, ho vissuto a Madrid, sarei europeista al massimo, ma perché ce l'hanno fatto per questi scopi qua, non per noi. Allora, togliamo questi trattati da mezzo, facciamo altri trattati con il consenso popolare legittimati dal popolo con un processo trasparente, e si può chiamare in qualsiasi modo vogliamo, mettiamo una moneta a credito dei cittadini, nel senso al servizio dei cittadini, non a debito dei cittadini, e tutto cambia. Però come possiamo farlo? Dobbiamo riuscire a coinvolgere i media. I media, se noi li chiamiamo su queste cose, non li troveremo mai. Io ho dovuto fare, in questo libro lo dimostro, una guerra con i media, perché oltre alla tenda su Mediaset, io poi sono riuscito ad andare alla 7, al programma di Telese, sempre con un escamotage. Quando ho denunciato queste cose e il giornalista non ha potuto smentire, la settimana dopo un amico mi ha detto che io sono entrato nella lista dei disturbatori televisivi, che non ho più accesso alla televisione. E un po' disturbato, mi hanno invitato, anche se non sapevano che era per questo tipo di denunce. Ho detto la mia quando il presentatore mi ha dato la parola, ovviamente sono riuscito a dirla anche quando provava a togliermela. Da quel momento in poi invece una croce nera sulla televisione. Ma se noi riusciamo a dimostrare il perché, se noi riusciamo a dimostrare che i media stanno lavorando al servizio di questi poteri forti, quindi vuol dire che non ci informiamo più attraverso la televisione, ma ci informiamo in maniera indipendente, e obblighiamo i media a trattare questi temi, perché loro possono ignorarli fin quando sono convinti che la maggioranza delle persone le ignora. Ma se noi domani portiamo 50.000 firme del genere, noi queste firme le stampiamo e le portiamo fuori alla RAI e diciamo: adesso tu fai una trasmissione televisiva per spiegare perché vogliamo rescindere i trattati e uscire dall'Unione Europea, e vengono fuori tutte queste cose. Allora questo deve essere il modo per misurarci e per riuscire a portare questi temi in televisione. Quando io dico a lui: tra un poco dobbiamo fare un'azione per uscire in televisione, non è un'azione violenta, ma dobbiamo fare un'azione dimostrativa per fare in modo che quando arrivano i media devono dire: queste persone perché stanno qui? Per questo. Cosa che fino adesso loro sono riusciti a girare, perché quando c'è stato il fenomeno del 9 dicembre, il 9 dicembre che cosa aveva di sbagliato nell'organizzazione? Era una rete di cittadini che si è messa d'accordo tramite il web, una cosa stupenda sono riusciti a fare, cioè mettere d'accordo persone da Cuneo fino alla Calabria, tutte d'accordo tramite la rete, creare dei contatti incredibili, pagine Facebook eccetera. Ma quando la gente è andata per strada, non gli avevano spiegato perché era per strada. La gente si è trovata per strada senza sapere perché, senza avere un unico foglio di carta. Se avessero avuto questa cosa in mano, sarebbe cambiata l'Italia. Perché c'è stata la vita in diretta, c'è stata Corà, ci sono state tutta la televisione. Ma cosa facevano? Strumentalizzavano. Allora trovavano il ragazzino che inneggiava al fascismo e dicevano: ecco, sono fascisti. Trovavano il ragazzo dei centri sociali che lanciava la piede e diceva: ecco qua, sono comunisti che fanno la cosa. Hanno avuto gioco fatto. Se avessero trovato tutte le persone in piazza solamente con un foglio, arrivava la televisione: perché state qua? Ecco, questo è il motivo. Per questi motivi qua, con un opuscoletto del genere, ci sarebbe stata una rivoluzione in Italia, perché improvvisamente tutti gli italiani venivano a conoscenza di questi temi. Oggi se noi diciamo la parola fortuna, la conoscono in tutta Italia. Potevamo sfruttare quella visibilità, non l'hanno fatto. Allora noi oggi vogliamo partire da quello che è stato sbagliato in quella manifestazione, cioè che non c'era un programma unitario, non c'erano dei semi delle strategie, e riprendere quello che sono i contatti che sono rimasti, infatti molte persone che sono qui fanno parte dei vari comitati, metterli insieme e dire: ok, ripetiamo dagli errori che sono stati commessi, scendiamo in piazza con una strategia
e costringiamo i media a parlare, e quando la gente troverà questi argomenti sui media e ma si rendono conto che questa riunione è dal 1954, dice, voi per 60 anni che avete fatto? Devo dire una cosa importante, questo dovete sapere, documenti alla mano, che queste cose di cui oggi noi parliamo le abbiamo date a chi guidava le proteste del 9 dicembre, cioè noi abbiamo dato ai cosiddetti leader tutto quello che voi vedete e che avete in mano. Nessuno potrà dire che non abbiamo servito, e io uso la parola servito perché è nobile, la causa del 9 dicembre, anzi, noi abbiamo dato ai leader gli stessi strumenti che oggi voi discutete con noi e che leggete sull'opuscolo. Il fatto che non li abbiano voluti usare è una risposta a cui io non voglio nemmeno entrare, perché, ma è un dato di fatto. Io vorrei farvi un'ultima domanda prima di ringraziarvi, quindi vi ringrazio prima, perché essere eroici non significa stare qua, ma stare qua 3 ore senza una pausa. Siete eroici. Dico alla signora, diamoci una mano, io volentieri, diamoci una mano veramente, e la domanda è: avete quindi capito cosa dovete rispondere da domani mattina quando qualcuno vi chiederà, ma la petizione, tanto manco la leggono, avete capito cosa rispondere? No. Vi è chiaro cosa rispondere? In un modo per scontarsi. Non confondere lo strumento con l'obiettivo, caro amico, noi guardiamo l'obiettivo. E l'obiettivo è far diventare questo strumento della Costituzione uno spartiacque micidiale e uno strumento grande per poter dire a tutti quelli che devono sentire, noi ci siamo. Vi abbiamo smascherati, questo vuol dire questa. Sì, sì. Grazie a tutti.